50 anni fa ho iniziato a fare animazione lavorando da Tezuka, che ha fondato una società di cartoni animati che si chiama Mushi Production. Però questo è lontano 50 anni fa, mezzo secolo fa. Oddio, taglia. Ah, ultimo che ho finito, intitolato di Nora Neko, un graphic novel, due gatti ladri che io avevo, sono defunti tutti e due purtroppo, nel mondo fantasioso di Medioevo, con cattivo, e poi alla fine esce pure coso, dinosauro. Tutti questi passioni che c'ero io, i gatti, tanti animali, più medioevo, fanta medioevo, più dinosauri. A me piace questo, ecco perché sono mescolati tutti quanti, è diventato però graphic novel preferito mio forse. Adesso io sto cercando di fare un graphic novel, saranno 200-300 tavola, una vecchia leggenda giapponese portato a mondo attuale, più mescolato come specialità mia, mescolato con fantasia mia di futuro e passato, tutto quanto. Un consiglio, bisogna leggere tanti libri prima di tutto, e bisogna sapere i lavori di altri, e poi bisogna studiare base dei disegni, sarebbe prospettiva e poi anatomia, e poi dopo puoi modificare quello che ti pare, però bisogna studiare base dei tutti i disegni. Io mi alzo normalmente alle 6-7 di mattina, faccio coso, curare i cani miei che si chiamano Mimi e Coco, e poi comincio a lavorare verso le 9, perché io ho pure marito, non posso lasciare mio marito a sua sorte, allora devo curare pure mio marito, e verso le 9 comincio a lavorare fino a mezzogiorno, e poi faccio la pausa da mezzogiorno fino alle 2 e dalle 2 fino alle 8, e poi quando un graphic scadenza è vicina, e dopo le 9 lavoro fino a 1. Questo è il giornaliere mio. E poi facendo di casa, un momento di libero, per dire, bucata una volta a settimana, cucina una montagna di cose e poi metto congelato, con mio marito squaglia e mangia, e cattano queste cose. Bisogna organizzare la vita, se no non posso fare niente.